Sì, grazie. No, questa è una proposta di adesione a una buona pratica che nel mondo è dimostrato scientificamente creare nuovi posti di lavoro. Ogni milione di tonnellate riciclata, 2.000 posti di lavoro. L'Agenzia di Protezione Ambientale americana dice che se tutte le città degli Stati Uniti facessero come San Francisco, che ha adottato la strategia rifiuti zero, che vuol dire no all'incenerimento, raccolta differenziata porta a porta, trattamento dei rifiuti a freddo, si creerebbero 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. Un piano regionale del riciclo crea 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore. Ci sono gli esempi virtuosi esistenti, basta copiarli. Abbiamo dimostrato, date la mano, che con i dati invariati della produzione di rifiuti, già oggi, solo con un aumento della raccolta differenziata, non sarebbero necessari nuovi impianti di incenerimento. Con un piano della strategia Rifiuti Zero, che prevede anche una progressiva riduzione dei rifiuti a 10 anni, andremo a chiudere tutti gli impianti di incenerimento esistenti. Questo è un atto molto importante, molto importante. Io so che c'è una richiesta del PD col presidente Baccelli per portare l'atto in commissione. Da parte nostra non c'è nessun problema. Quindi anticipo l'intervento, però chiedo che formalmente venga fatto. Questo per dare ancora più valore all'atto che stiamo preparando. Però, visto che siamo bravi ma non siamo fessi, siamo inesperti ma non siamo fessi, vorrei che si prendesse un impegno per fare in modo che si arrivasse in tempi ragionevoli ad una votazione di un atto elaborato da tutta la Commissione. Quindi poi discutiamone anche sulla tempistica in Commissione, ma mi sembra serio dare una tempistica stretta. Grazie.